Buonasera a tutti i nostri web spettatori. Per dirla un po' più alla messicana, a tutti i nostri aficionados, siamo in diretta con Mondo Napoli Live sia su Facebook che su Twitch. E continua così anche la striscia positiva anche degli azzurri, che appunto anche in campionato, cioè martedì sera contro l'Hellas Verona, hanno appunto vinto 2-0, impadronendosi ed imponendosi al Bentegodi. Però prima di commentare con voi il match e leggere appunto le vostre considerazioni, voglio ricordarvi che stasera avremo il nostro come ospite speciale Massimiliano Esposito e ovviamente ci sarà la rubrica sulle scommesse. Inoltre, appunto, non dovete assolutamente perdere. Inoltre, vi voglio ricordare di seguirci su tutti i nostri canali social, sia su Facebook che su Instagram, al nome di Mondo Napoli Page, la nostra pagina ufficiale, il nostro sito www.mondonapoli.it, la chat Telegram Mondo Napoli Chat, e ovviamente di seguirci su Twitch cliccando sul cuoricino in alto a destra. Stasera possiamo parlare quindi finalmente di una grande vittoria in campionato, perché sappiamo che il Napoli, diciamo, ha sempre sofferto un po' con queste squadre che noi definiamo piccole, ma che ormai si sono rafforzate e rinforzate soprattutto. E, però prima di iniziare ad entrare nel vivo, e quindi perché voglio sapere soprattutto il vostro parere, vi invito a scrivere qui sotto nei commenti le vostre considerazioni sul match, sulle varie prestazioni anche dei calciatori. E allo stesso modo, per commentare appunto la partita, invito qui con me i miei colleghi Raffaele Ciccarelli, Davide Luise e Michele Cecere. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, Buonasera a tutti. buonasera a tutti, buonasera a tutti i Ragazzi, nostri utenti. buonasera, ciao. Ciao ragazzi, iniziamo subito parlando di alcuni aspetti tattici e tecnici della partita. Infatti chiedo appunto alla regia di mandarmi la prima grafica della serata. Ecco, appunto vediamo che la partita è stata molto aperta, cioè le due squadre non si sono risparmiate perché il possesso palla è abbastanza aperto, 55% per il Napoli mentre il 45% per l'Hellas Verona. Però appunto come vediamo, non appena il Verona ha avuto l'occasione per andare in porta, i tiri non sono mancati. Infatti i tiri totali differenziano di 1, 11 per l'Hellas e 12 per il Napoli, anche se comunque i tiri in porta, quindi quelli più decisi, sono stati effettuati dal Napoli, 8 tiri contro 4 dell'Hellas. E vorrei anche capire quali sono stati i giocatori che secondo voi sono stati top e flop. Noi abbiamo eletto i nostri, ma a tal proposito, infatti, vorrei chiedere ad uno dei nostri diciamo esperti e collega qui, Michele, cosa ne pensi tu della partita, di questi dati? Sì, vabbè, come abbiamo visto dai dati è stata una partita abbastanza equilibrata, specialmente nel primo tempo è stata molto bloccata tatticamente da due squadre che alla fine l'avevano preparata molto bene. Il Verona, non a caso, prima della partita era settima a solo un punto dal Napoli. È una squadra che sta facendo benissimo già da settembre, perché è riuscito a prendere un allenatore che è Juric, che secondo me è uno dei più emergenti che ritroveremo molto spesso in futuro in Serie A e che ha saputo valorizzare al meglio una squadra che alla fine ha dei limiti che abbiamo visto anche contro il Napoli, cioè una squadra che non ha attaccanti, almeno non ha attaccanti di rilievo per la Serie A, perché Di Carmine e Stepinski sono giocatori abbastanza mediocri e che fa del centrocampo e della difesa le sue armi migliori, no? Anche Amrabat, cioè prima la regia ci ha fatto vedere che Amrabat è stato inserito tra i top e mi trovo assolutamente d'accordo. Diciamo, la cerniera di centrocampo Amrabat Veloso è sicuramente la qualità più grande che ha il Verona, cioè è un reparto di centrocampo importantissimo. Considerando poi anche gli inserimenti sulle fasce di Lazovic e Faraoni che hanno messo spesso in difficoltà il Napoli. Diciamo che il Napoli l'ha vinta grazie a due guizzi individuali, cioè il colpo di testa di Milik e sarei tentato di dire il gol di Lozano, ma in realtà il grandissimo assist di Gullam perché è stata una palla calibrata al centimetro, quindi diciamo se Lozano avesse sbagliato anche quel Mancava gol questo sarebbe stato Gullam, legale. onestamente. Sì, poi per il resto sono molto d'accordo sulla prestazione da top di Zielinski, che da quando è arrivato Gattuso ha cominciato a fare una marcia in più che ormai a cui diciamo molti non speravano più, perché è un giocatore che è arrivato a 26 anni aveva bisogno di quel passo di personalità in più e con Gattuso lo sta avendo. Mi ricordo quel È quasi imprescindibile in questo Napoli, cioè nel Napoli post-coronavirus, ma potremmo dire nel Napoli gattusiano, Zielinski è diventato un perno inamovibile.
E quindi certamente questo è da tenere in considerazione, perché poi lo sta dimostrando sul campo. Effettivamente è stato uno dei migliori in campo nella partita che c'è stata col Verona, e sta dimostrando di avere, proprio come diceva Michele, quelle caratteristiche che forse stanno mancando un po' al flop della partita, che è stato Alan Marquez. Credo che siamo tutti d'accordo su questo. Alan è sembrato ancora un po' indietro nella preparazione, pure fisicamente, non è il guerriero che siamo abituati a vedere. Anzi, forse il Napoli proprio in quella parte di campo ha subito un po' in più, perché Alan non era al 100%. Sì, infatti quello che volevo, appunto, su cui volevo riflettere maggiormente è che abbiamo parlato appunto di top e flop, però l'uomo in più del Napoli in realtà chi è stato? E infatti, chiedo alla regia per la seconda grafica. Ecco, appunto, l'uomo in più. Abbiamo rivisto in un'unica azione sia Fawzi Ghoulam che Irving Lozano. Entrambi i calciatori devono dimostrare qualcosa adesso, perché l'algerino viene da un lunghissimo stop dal quale pensavamo non si sarebbe mai ripreso, mentre il messicano non è entrato proprio nelle grazie di Gattuso sin dall'inizio, e abbiamo visto che in questi giorni l'ha anche allontanato dall'allenamento perché sembrava pressoché svogliato. Le partite giocate però da titolare per Lozano sono di più di quelle di Ghoulam, complice, appunto, abbiamo detto, i continui infortuni per il calciatore, e soprattutto anche le partite giocate da subentrato, 9 per Lozano, sempre 3 per Ghoulam. E quindi questo va ad influire ovviamente sul minutaggio, perché si contano solamente 324 minuti contro i 714 di Lozano. Quindi a questo proposito, Raffaele, cosa mi sai dire su questi giocatori? Qual è la loro posizione in questo momento in campo? Allora, diciamo che più che uomo in più, le definirei le due sorprese della serata di questo martedì. Diciamo sono due situazioni diverse, perché Lozano non ha convinto, ha deluso un po', perché secondo me, dal mio punto di vista, è arrivato ad indossare la maglia azzurra con un peso non indifferente, cioè quello di essere l'acquisto più caro della nostra storia. E da subito a Lozano è stato chiesto di essere decisivo, determinante, straripante con la sua velocità. E l'inizio è stato anche positivo con il gol alla Juventus, però poi è subentrata la crisi di identità del Napoli, le difficoltà della gestione di Ancelotti. I rapporti squadra-società, e in più non giocava neanche nel suo modulo ideale. Per il Chagi non era proprio l'anno giusto per vestire la maglia del Napoli, mettiamola così. Mettiamoci anche che probabilmente non ha avuto nemmeno quel carattere forte per potersi imporre nel nostro campionato. È stato E sia quindi sfortunato da un certo punto di vista e soprattutto impreparato, è stato trovato. assolutamente, assolutamente, sì. La cosa assolutamente divertente che giro anche ai nostri spettatori, sicuramente, cioè Lozano ci ha fatto vivere in 10 minuti di partita, ci ha fatto toccare le stelle sul fatto che magari, ecco, come dice anche il nostro banner, Lozano e Ghoulam, possibile rinascita. E magari quando abbiamo visto che ha segnato, la grinta nell'esultare, la stessa squadra che, comunque, devo dire la verità, l'ha accompagnato nel gol, perché dobbiamo sottolineare anche questo: i Certo. calciatori lo hanno festeggiato e si è visto che è stata una festa quasi di liberazione. Siamo passati da questo momento topico di dire forse abbiamo trovato un giocatore in più, a quella palla, vabbè, parlare di palla fantastica di Lorenzo Insigne è poco, cioè non sono degno neanche di nominare quella palla che Insigne al 90° ha dato a Lozano di prima per mandarlo in porta. E Lozano a tu per tu con il portiere delude l'aspettativa di una famosa doppietta. Tu non pensare, ci siamo guardati in quel momento, noi immagino le nostre, cioè, a me il caso, ho guardato mio fratello, ma giù Lozano fa doppietto e poi una palla È stato un facilissima. po' Davide, ma surreale sai quel perché momento. secondo me? Perché Lozano adesso manca di fiducia in se stesso. Lozano, per come è andato l'anno, non ha fiducia, per come la vedo io, non ha più fiducia in se No, stesso. ma sono Ovviamente, se d'accordo. Gattuso lo riuscisse a rigenerare, Sono a d'accordo, Gattuso va Raffaele, fatta una sai statua perché? d'oro. Sono d'accordo, Raffaele, sai perché? Perché Lozano è venuto a Napoli
con diciamo il fare di essere un fuciliere sotto porta. Cioè Lozano ha segnato 5 gol comunque questa. Noi abbiamo preso comunque Mertens dal PSV, ma il Lozano che abbiamo preso dal PSV, cioè è un Lozano di altissimo livello rispetto a quel Mertens, ed è arrivato qui veramente con le grandi aspettative di essere anche un vero e proprio bomber. Quindi non posso pensare... Forse è stata anche questa la sua parte dolente, diciamo, la nota un po' dolente, perché ci aspettavamo tantissimo da lui, magari anche la pressione che ha avuto. Io credo che Lozano sia stato sfortunato per una sola cosa. È stato sfortunato perché... È stato catapultato in una realtà nuova, calcio italiano non è calcio olandese, certo. in una gestione che comunque stava portando a fallimento, perché la gestione Angelotti è stata purtroppo per noi da dire, però è stato un fallimento, in un ruolo che non era il suo. Cioè Angelotti era innamoratissimo di Irving Lozano, ha fatto carte false che secondo me se le sta sentendo tutti i colori dalla società del Napoli per averlo, però intanto faceva giocare come prima punta in un ruolo che non è quello di Lozano. Quindi lui purtroppo si è trovato anche a dover fronteggiare un ruolo inizialmente che l'ha fatto passare per essere un calciatore di basso livello, che non è, perché effettivamente non lo è, però si è trovato a fare un ruolo che non corrisponde al ruolo che lui voleva. Certamente però in una squadra che l'anno prossimo parte con grosse aspettative, e ragazzi questo ce lo dobbiamo dire, perché Napoli con Gattuso ci sta già facendo sognare, quindi l'anno prossimo il Napoli a livello societario, a livello di squadra, non può partire con una marcia in meno, anzi dovrà partire come anti-Juve anche l'anno prossimo. Dobbiamo chiederci, siamo con i piedi per terra, però. Dobbiamo stare con i piedi per terra assolutamente, però ti dico, stiamo parlando di una squadra, cioè guardiamo in faccia alla realtà, e si è vista ieri la Lazio è crollata, dopo ne parleremo. E perché? Perché non c'è la rosa, non c'è la squadra in un momento di corona. Io onestamente, ragazzi, penso che ad un certo punto, dopo la crisi che c'è stata comunque anche con Ancelotti, sia anche doveroso da parte nostra di tifosi, ma come dei calciatori, avere un attimo un po' più di consapevolezza dei nostri mezzi, perché stiamo parlando di una rosa che abbiamo, che non è assolutamente da sottovalutare in alcun modo. Però ovviamente il modulo, l'allenatore deve mettere in condizione qualsiasi giocatore di poter dare il meglio di se stesso, cosa che non è stata fatta. Io questa consapevolezza io l'ho vista nei giocatori del Napoli in queste partite. E l'ho vista anche in Gulam, ad esempio. In Gulam contro il Verona non ho visto più quella paura di giocare, perché fino adesso Gulam mi ha dato l'impressione come se avesse paura di giocare, di mettere quel piedino quella volta in più. Però contro il Verona non ho visto questa paura negli occhi, solamente una cattiveria agonistica con tutta quella voglia di aiutare i compagni, come alla fine tutto quello che ha trasmesso Gattuso all'intera squadra, perché sì, il Napoli non è spettacolare, non è il Napoli di Sarri, però è un Napoli concreto, organizzato, che ha fiducia nei propri mezzi. Questa è la differenza con Ancelotti. Vorrei dire solo un'altra cosa, scusatemi. Per quanto riguarda poi la scelta dell'allenatore, diciamoci la verità, Sarri, Ancelotti, Gattuso, sulla bilancia magari quello più inadeguato al gioco del Napoli è stato Ancelotti alla fine, perché con Sarri magari possiamo parlare anche di mentalità da parte dell'allenatore, forse un allenatore che ha vinto tanto nella sua carriera e che magari ha una bacheca ricca di trofei, sicuramente questo nessuno va a giudicarlo, però magari è più incisivo un allenatore che si cala nella squadra, che si mette nei panni dei suoi calciatori e soprattutto vive la piazza come la vivono i tifosi, magari mette più a suo agio la squadra e quindi automaticamente può girare meglio. Così come hai detto tu, hai fatto riferimento alla consapevolezza di Gulam che hai visto in questi giorni. Io ho rivisto, cioè in questi giorni, in questa partita, io l'ho rivisto Gulam onestamente. Prima è sempre stato timoroso, sì, anche a causa degli infortuni, questo è certo. Però ovviamente secondo me c'è stata anche la grinta, la spinta di Gattuso. Sotto. Però ragazzi, per concludere il discorso, resto sempre, diciamo, di questa idea. Gulam, Lozano, ok, abbiamo visto che hanno fatto comunque una buona prestazione, hanno dimostrato carattere, perché non si può parlare di buona prestazione per 10 minuti di gioco, hanno dimostrato carattere, però dobbiamo chiederci una cosa: possono essere dei ricambi per un'intera stagione prossima affinché il Napoli in quel ruolo non abbia bisogno di qualcosa? Cioè dobbiamo renderci conto che Lozano a destra potrebbe essere un co-titolare di Politano, ma il Napoli una stagione intera con a destra Politano e un Lozano che adora resta un punto interrogativo.
oppure una stagione a sinistra dove molto probabilmente andrà via anche Yusai, quindi a sinistra ci sarà Mario Rui e dietro di lui ci sarà Goulam. Il punto interrogativo è bello grande, perché il rischio poi di restare senza nemmeno un jolly come Yusai, quando io possa avere le mie, io lo sapete, con Yusai non è che c'ho, però senza restare un jolly, e se Goulam non rende, allora dobbiamo valutare questo, se si vuole puntare a qualcosa di più importante il prossimo anno. Sì, no, ovviamente. Due cose. La prima, sono d'accordo per il fatto della palla di Insigne, che io penso sia stata alla Totti, cioè una giocata strepitosa che è veramente è stata assurda. Secondo, io credo che i discorsi siano un po' diversi, no, tra Lozano e Goulam. Io credo che Goulam non possa più essere una sicurezza per nessuno, né tantomeno per se stesso, nel senso che è un giocatore fortissimo, che era fortissimo, ma che è esploso nel 2017 e che dal 2017 non riesce a fare due partite di seguito. Questo va sottolineato. Quindi, per esempio, io sono molto d'accordo con Davide quando dice che se si deve vendere Isai e che può giocare anche a sinistra per poi restare con Mario Rui e Goulam, il Napoli si andrebbe nettamente a indebolire, perché poi arriveresti in un punto cruciale della stagione in cui hai magari solo Mario Rui, oppure ti devi inventare qualcosa di assurdo. No, come dicono anche i nostri utenti, leggo il commento su Twitch di Jenny Viola, non vi dimenticate, ci sono tre competizioni, è la realtà, ma con tre competizioni e un Goulam al 40%, possiamo puntare a qualcosa? Soprattutto se ci sarà l'Europa League, che sono già sei partite dei gironi e poi si parte dai sedicesimi, che insomma è una competizione ancora più lunga. Però secondo me Lozano è un caso un po' a parte, cioè non ci dimentichiamo che in Italia al primo anno, in ambienti strani, un po' tutti i calciatori hanno fatto male. Cioè, a me viene in mente Dzeko, che il primo anno alla Roma veramente non riusciva a segnare a porta vuota, e che poi al secondo anno, trovando la fiducia dell'ambiente e di Spalletti, riuscì a fare 29 gol, mi pare. Quindi io su Lozano, diciamo, lo tengo giustamente anche io come punto interrogativo, però secondo me è anche un discorso un po' più avanzato, no? Rispetto a Goulam, che invece è, cioè, per me ad alti livelli non puoi più permetterti di tenere un giocatore che comunque sono 3 anni che non gioca, in un senso o nell'altro. Io invece vado un po' controcorrente, perché sì, su Goulam c'è un grande punto interrogativo, però sono convinto che se Goulam riuscisse piano piano a tornare solo la metà di quello che era un tempo, e allora lo affianchi con un giovane italiano alla Di Lorenzo, un colpo alla Di Lorenzo, e secondo me un colpo così, Mario Rui e Goulam, secondo me potrebbero assicurare una buona stagione sulla fascia sinistra del Napoli. Il problema sai qual è? Goulam purtroppo ha avuto 2 infortuni non indifferenti, è come Milik anche ha avuto 2 grandi infortuni, però e di Milik se ne parla sempre male, però Milik dalla sua c'ha i numeri, e ragazzi, no, assolutamente vanno tenuti d'occhio giocatori del genere, ma soprattutto un altro elemento fondamentale della squadra è anche Milik a tal proposito. Infatti dobbiamo un attimo analizzare questo profilo di questo calciatore, perché le voci che circolano su di lui sono molte. Intanto, come è successo con molti calciatori, Gattuso ha saputo risollevarlo, ed infatti vediamo che ha quota 5 gol da quando è arrivato sulla panchina azzurra. I minuti totali sono stati 1305 addirittura, i gol fatti in totale 10, e quindi per una media gol al minuto uno ogni 130 minuti. Quindi vorrei dire, questo calciatore, Davide, tu che sei il nostro esperto di calciomercato, quali saranno le sorti poi alla fine di Milik? Perché è lui anche un altro grande punto interrogativo. Purtroppo il problema è che adesso anche alcuni tifosi, e questo lo devo dire, si stanno rendendo conto di quella che è un po' l'importanza di Arek Milik. So che moltissimi, qui mi farò dei nemici, reputano Milik non essere, diciamo, quella prima punta che garantisce 50 gol. Molti sono abituati ovviamente a calciatori come Higuain, come Cavani, che hanno fatto la storia, veri e propri numeri 9 che ci hanno portato tanti gol. In realtà dobbiamo tenere conto che Milik può essere un rincalzo d'oro, tenendo conto che nella prossima stagione Napoli in quella zona di campo avrà anche Petagna, che sarà un calciatore che sicuramente verrà a Napoli per giocare, per dire la sua, quindi per farsi rispettare.
Ad oggi però la cosa che dobbiamo dire è che il Napoli ci sta provando fino all'ultimo per prolungare il contratto ad Arek Milik, però il calciatore sta facendo muro, e questo suo atteggiamento, che si nota anche nelle parole che abbiamo sentito nell'ultimo periodo, proprio prima della partita col Verona da parte di Cristiano Giuntoli, questo atteggiamento non sta tanto piacendo al Napoli, non sta tanto piacendo alla società, e questo per il semplice fatto che comunque ci troviamo, tra virgolette, di fronte ad un vero e proprio caso, perché c'è una società che, facendosi due conti in tasca, pensa che ad oggi è in un mercato post coronavirus sia molto meglio tenere Milik anziché andare a spendere dei soldi per qualche calciatore. Una società che, se vuole spendere, vorrebbe andare a spendere in altri ruoli, per dire, vorrebbe prendere un vice ad Insigne, che ad oggi purtroppo ha solo Younes alle sue spalle. E allora il Napoli ci sta riflettendo bene. Il calciatore però forse forte anche dal fatto che è in scadenza, perché in scadenza del 2021, forte anche dell'interessamento della Juve, che sicuramente si sta facendo viva, diciamo, per quanto riguarda la sua voglia di averlo in rosa, sta facendo muro. Il Napoli ci proverà fino all'ultimo, però ad oggi le possibilità che Milik possa rinnovare e restare ancora a Napoli, almeno per la prossima stagione, sono purtroppo lontane, e quindi bisogna valutare questo. Però, come dicevi tu, questo con l'occasione poi per girare anche ai miei colleghi, è innegabile che Milik, diciamo, sia nella gestione precedente che nella gestione attuale, sia un calciatore che ha detto sempre la sua. C'è un calciatore che, quando è stato chiamato in causa, io mi ricordo il famoso anno con Sarri, l'anno del campionato, quando Milik nell'ultimo periodo era forse il calciatore più in forma del Napoli, ma Sarri, che è sempre stato un allenatore che aveva i suoi criteri, le sue cose, non lo inseriva mai, ma quando lo inseriva era sempre gol. Quindi tutte queste cose bisogna prenderle in considerazione. Il Napoli certamente si guarda intorno e non si farà trovare impreparata dal no di Milik, però credo che fino all'ultimo ci proverà. Ad oggi però il rinnovo è lontano. Ragazzi, ma perché Milik vuole andare via? Perché è un giocatore innanzitutto giovanissimo, e secondo è un ottimo attaccante, cioè lui sa che può giocarsi benissimamente le sue possibilità e migliorare la sua carriera altrove. Perché, ripeto ancora una volta, i numeri parlano per Milik. Io ricordo che appena arrivato a Napoli, nelle prime 4-5 partite tra campionato e Champions, fece 7 gol, se non sbaglio. Sì. E poi purtroppo dopo ha avuto gli infortuni, però voglio dire, appena si è ripreso, la prima stagione buona da Napoli fece 17-18 gol, se non erro. Cioè, quando si parla di Milik, si parla di quel giocatore mediocre. Sembra che si parli di quell'ultimo arrivato nel mondo del calcio, cioè di uno che ha giocato nei campetti di periferia e improvvisamente si trova a giocare sui campi di calcio di sera. Però Milik è un grandissimo attaccante, cioè lui vuole andare via perché vuole giocare, non vuole fare da comparsa a Mertens, perché è un giocatore molto 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 valido. Però lascia stare che è un piacere, che non è quel bomber come Cavani, come Higuain che hai citato prima. Raffaele, scusami se ti interrompo, credo che non sia tanto una questione di minutaggio. Credo che la questione Milik principale sia una questione di interessamento di altre squadre, perché con Gattuso e con un Mertens che comunque è sempre Mertens, però comunque all'età che ha, con tre competizioni ci sarà spazio per tutti, credo che lui le sue carte se le potrà giocare facilmente. Io credo che sia proprio una questione di interessamento di altre squadre. Io, se posso, vado un po' in controtendenza, cioè per me Milik è un grande attaccante, però paradossalmente non credo sia un attaccante per il Napoli, non per il Napoli, nel senso che il Napoli ha fatto una scelta innanzitutto, perché ha rinnovato Mertens a 33 anni a 4,5 milioni. Questo significa che la scelta di puntare sull'attaccante, sul bomber, il Napoli l'ha fatta ed è Mertens. Ora bisogna capire chi sarà dietro Mertens. Io credo che Milik un po' non voglia esserci, perché anche io credo, come Raffaele, che lui voglia una grande occasione da titolare, ma io ricordo anche che Milik, in tutti i suoi anni al Napoli, nonostante una media gol altissima e nonostante sia un grande calciatore, Milik non ha segnato un gol decisivo, e in ogni anno non è mai riuscito a completarlo per infortuni, cioè prima gli crociati, poi l'infortunio al pube, cioè
è un giocatore forte che ha, delle che ha dei problemi evidenti, perché non è l'attaccante da 30 gol che, cioè, so che sembra retorico, però al Napoli serve quello. Cioè, il Napoli è una buona squadra, perché il Napoli con Ancelotti ha dimostrato che il Napoli non ha nessun campione, forse solo Koulibaly. Il Napoli è una buona squadra che si affida all'attaccante. Se l'attaccante è Mertens, Mertens segna al Barcellona, segna all'Inter, andata e ritorno, cioè no, segna all'Inter e al Cagliari, fa gol bellissimi. Se si affida a Milik, Milik ha dimostrato di non essere mai decisivo. Questo è, credo sia un dato di fatto. Poi ovviamente, se vogliamo parlare un po' in generale, cioè, per me il Napoli dovrebbe tenere sia Mertens che Milik per essere competitivo, assolutamente, però io non ce lo vedrei un dramma. Cioè, secondo me il Napoli tra Mertens e Milik perderebbe molto di più dando via Mertens o non rinnovandolo. Infatti, e dove lo trovi un altro attaccante come Milik? No, non la questione di rinnovi. Il problema è che è una cosa, non trovi nemmeno un attaccante da 30 gol. No, ma infatti, allora, infatti è una cosa mal posta, perché tu non devi trovare un attaccante più forte di Milik se hai Mertens, capito? Cioè, secondo me il Napoli fa anche delle scelte in base a logiche economiche. Cioè, se il Napoli rinnova Mertens, significa che Mertens è l'attaccante del Napoli. Cioè, capito? Certo, ragazzi, però la cosa che conta di più ora, è vero, mi rendo conto che è abbastanza interessante questo dibattito, però purtroppo noi dobbiamo tenere conto anche della classifica, soprattutto al di là dei calciatori, poi delle singole prestazioni. Infatti la classifica parla chiaro in questo momento: l'Inter ha subito una frenata nel match contro il Sassuolo, terminato 3-3 allo scadere, appunto, mentre contrariamente a quanto sembrava dai primi tempi, ieri sera Roma e Atalanta sono riusciti a vincere e si confermano rispettivamente al quarto e al quinto posto, con 54 punti per l'Atalanta e 48 per la Roma. Il Napoli dovrà quindi faticare onestamente per risalire la china. Quindi mi chiedo, Davide, la situazione in questo caso come sarà? Ragazzi, purtroppo noi napoletani siamo duri a morire, però a volte dobbiamo fare i conti anche con la realtà. Ieri abbiamo vissuto forse un primo tempo sulla cresta dell'onda, l'Atalanta era sotto e la Roma era sotto, quindi erano due risultati favorevolissimi, tenendo conto che Napoli, anche sia con l'Atalanta, c'ha ancora lo scontro diretto, con la stessa Roma lo scontro diretto, quindi i punti potevano accorciarsi ancora di più. Nel secondo tempo siamo dovuti vedere due rimonte, l'Atalanta è rimontato, l'Atalanta sta molto... molto in forma, fisicamente sta molto bene, e credo che sarà molto molto difficile in 10 partite, in 11 partite, recuperare i 12 punti che ci separano dal quarto posto. Fatto sta che sono del parere che non bisogna mai mollare, anche perché deve essere una buona vetrina per iniziare bene il prossimo anno. Allo stesso modo, già siamo qualificati con la vittoria della Coppa Italia in Europa League, e Napoli, evolendo, comunque resta per l'undicesimo anno consecutivo in Europa, e anzi ha tutte le carte in regola poi la prossima annata di poter combattere su tutti e tre i fronti, quindi di poter combattere sia in Europa League sia diciamo in campionato, sia in Coppa Italia. Quindi dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Voglio chiedere un attimo a Raffaele, qual è secondo lui un pronostico flash sulla posizione che raggiungerà il Napoli alla fine del campionato? È un pronostico flash, questo è un pronostico abbastanza difficile, perché al momento i punti dall'Atalanta sono tanti. Vedendo un Atalanta, io fino a martedì ero molto fiducioso, però vedendo l'Atalanta ieri contro la Lazio, l'Atalanta sembra una squadra non del campionato italiano, ti fa 3 gol di media a partita, cioè, no? Una squadra fortissima attualmente, però deve giocare ancora contro Napoli, Juve, Milan e Inter, quindi qualche punto lo perderà sicuramente, però se ovviamente sono fiducioso, spero che Napoli arrivi quarto, però se devo proprio dare un pronostico, dico quinto posto sopra la Roma. Va bene, valuteremo col campionato in corso ancora. Sì, ma credo per una questione di orgoglio dobbiamo chiudere il campionato sopra la Roma. Una cosa proprio a livello di tifoseria, credo che i nostri tifosi lo chiedono, la squadra può realizzare, diciamo, quest'altro obiettivo. Ci auguriamo ovviamente che possa superare diciamo anche l'Atalanta, però è complicato. Tra l'altro Atalanta, e colgo l'occasione giusto per aprire un piccolo spiraglio,
questo lo dobbiamo dire, Atalanta è una squadra amica in tutto e per tutto alla Juventus, ieri gli ha fatto il favore, tra mille virgolette favore, che poi ha meritato sul campo, di mettere out per la corsa scudetto la Lazio, che quindi si troverà a meno 4 ed è, sarà ancora più difficile per la Lazio provare a sognare lo scudetto, ma una squadra amica, anche perché abbiamo visto in settimana che è un calciatore, quale Murature, un calciatore che appunto è un giovane talento, che Transfer Market, per chi non lo conoscesse, è uno dei siti più seri, soprattutto per quanto riguarda il valore dei calciatori, valutava 125.000 euro, è passato definitivamente all'Atalanta per 8 milioni. Non giocando, tra l'altro, giusto. Non ha giocato. Una valenza un po' particolare. No, negli ultimi mesi non ha giocato, però da quello che so, da alcune mie fonti, queste personali, non della relazione, qualcuno l'ha visto che si è allenato molto bene a casa. Quindi molto probabilmente è magari diviso. Posterà qualche video nei prossimi giorni a questo punto per questo. Capire no tra l'altro volevo cogliere l'occasione proprio per dire, cioè noi su Mondo Napoli oggi abbiamo fatto un articolo in cui linkiamo tutte le trattative strane che sono successe, perché questo è un fatto molto serio purtroppo del nostro calcio, in cui si fanno queste plusvalenze semplicemente per gonfiare i bilanci, no? Lo fa la Juve, lo fa l'Inter e lo fa anche la Roma, e oggi abbiamo riportato un po' di trattative strane, come non so se vi ricordate la trattativa Audero era in prestito alla Sampdoria dalla Juve e la Sampdoria aveva il diritto di riscatto fissato a 11 milioni. A gennaio della scorsa stagione la Samp riscattò Audero per 20 milioni, incomprensibilmente, quindi pagando 9 milioni in più. Al tempo stesso la Juve Under 23, che non è soggetta a fair play finanziario, prese due giocatori della Samp Primavera, pagandoli complessivamente 8 milioni. Cioè io credo che dobbiamo un po' stare attenti a queste cose, anche perché la UEFA sa per mettere dei paletti anche da questo punto di vista. Cioè, è una cosa vergognosa. Tra l'altro, e con questo chiudiamo, voglio dire che i nostri utenti su Facebook e su Twitch potranno ricevere a breve il link dell'articolo sulle plusvalenze fatte. Quindi per chi volesse approfondire questo articolo, che credo sia di importanza, perché ci fa vedere un lato del calcio forse marcio, e lo dobbiamo dire, ci assumiamo tutte le responsabilità, può approfondire con il link che a breve sarà mandato nei commenti per vedere tutto quello che succede. Ovviamente approfondite dopo la nostra diretta, perché adesso Gabriella ci introdurrà ad un adesso momento... arriverà un momento speciale. Infatti ragazzi, vi ringrazio per questa chiacchierata molto viva post match, finalmente devo dire, con l'arrivo del campionato, e quindi magari vi invito per la prossima chiacchierata, sperando sempre in positivo. Grazie, certo. Mille, grazie a te, buonasera a tutti. Grazie a voi ragazzi. Al prossimo prepartita, non mancate. Quando facciamo noi prepartita, le cose stanno andando sempre positive. Vanno bene, continuate così. Speriamo che continuano così allora. Va benissimo. Ciao Gabriella, ragazzi. Ciao Gabriella, ciao a tutti. Arriviamo quindi al momento del nostro super ospite e stiamo per collegarci con un napoletano, classe 72, che è attualmente il vice allenatore della Primavera del Padova. Da calciatore è stato ala destra o seconda punta, di ottima tecnica e di buona potenza fisica. Il Napoli l'ha acquistato dalla Lazio nella stagione 1996-97 e il suo esordio è stato benaugurante, perché appunto nella fase di eliminazione della Coppa Italia contro il Monza ha segnato proprio il gol decisivo che ha permesso la qualificazione, però al contrario in campionato non c'è stato un esordio così brillante, perché appunto debuttò in una sconfitta contro il Parma. Con il numero 9 alle spalle mette insieme 22 presenze con due reti che appunto valgono molto per il Napoli, perché riguardano due pareggi importanti contro Cagliari e Fiorentina, che permettono appunto al Napoli di rifiatare. Inizia anche la stagione successiva, però disputa 4 gare, poi arriva il prestito al Verona, torna al Napoli che è a sua volta retrocesso in Serie B nell'anno 1998 e farà 3 gol, di cui 2 dal dischetto in 20 presenze, e poi l'addio definitivo al Napoli, e sto appunto parlando di Massimiliano Esposito, che invito qui con noi adesso. Buonasera Massimiliano, innanzitutto grazie per la disponibilità e per essere qui con noi, ti ringrazio a nome della redazione di Mondo Napoli. Grazie a voi.
Innanzitutto, concedimi l'onore di poterti chiamare Max, come un po' tutti ti chiamano. Assolutamente sì. Grazie mille. Allora, iniziamo subito ed entriamo nel vivo, perché c'è stata questa partita in campionato e tu sei stato protagonista con entrambe le squadre, sia col Napoli che con il Verona. Volevo chiederti un po' qual è diciamo, la tifoseria che più ti è rimasta nel cuore, anche la squadra. Diciamo che qui il senso di appartenenza forse si farà un po' sentire. Vabbè, è una domanda con una risposta a quanto scontata, perché io ho girato tanto, come hai potuto vedere dalla mia carriera, però è ovvio che gli anni trascorsi a Napoli, seppur con una società ai limiti proprio dell'inesistenza, sono stati anni comunque per me importanti, perché ho avuto la possibilità, il piacere, l'onore di giocare per la mia città. Come dicevi tu, senso d'appartenenza per noi napoletani è importante, quindi sai, giocare per Napoli, per i napoletani, rivivere quelli che sono i momenti che oltretutto poi ha vissuto un certo Maradona, quindi allenarsi sul campo dove si allenava lui, spogliarsi nello spogliatoio, dove c'è tante piccole cose che per un napoletano come me ovviamente fanno effetto, facevano effetto. E quindi ritornando alla tua domanda, ripeto, è assolutamente, ti rispondo assolutamente Napoli su tutte, anche se un po' la cadenza napoletana adesso si è un attimo persa. Vabbè, tu considera che io sono andato via da Napoli a 14 anni, quindi ho iniziato a girare l'Italia, poi dopo ho iniziato a girare il mondo, quindi sai, adesso la lingua napoletana già è più sdoganata, diciamo così, la senti di più in televisione, anche una volta assolutamente, cioè, non, anche se parlavi appena appena napoletano non ti capivano, quindi eri costretto a parlare in italiano, e quindi ecco, diciamo, quella cadenza marcata l'ho persa, però quando c'è da parlare napoletano c'è sempre, assolutamente. Il napoletano esce sempre. Assolutamente. Ah, infatti vorrei anche chiederti a questo punto, visto che sai, no, il capitano del Napoli attualmente è proprio Lorenzo Insigne, e spesso ha vissuto momenti un po' difficili con la tifoseria azzurra, perché comunque i napoletani si aspettano molto dai loro concittadini, insomma. Com'è per un calciatore proprio napoletano giocare per il Napoli, e soprattutto com'è vivere la tifoseria quando vivi poi a Napoli? Ma guarda, l'hai detto tu, i napoletani si aspettano tantissimo da tutti, figuriamoci ovviamente dai napoletani. Io mi ricordo ai miei tempi eravamo anche più di uno, perché c'era taglia la tela, c'era caccia, ce n'erano tanti altri che comunque nei momenti, diciamo così, difficili, eravamo presi di mira, ma noi di questo ne eravamo più che consapevoli, anche perché, ripeto, cioè, prima di essere giocatori eravamo cioè, siamo napoletani, quindi cioè, sapevamo il comportamento, il modo di fare, il modo di pensare del napoletano lo conoscevamo, quindi sapevamo che magari con una bella prestazione o con una vittoria rimettavamo tutto a posto. Quando sei un calciatore, e soprattutto a Napoli, e per di più napoletano, devi fare i conti anche con queste cose qua. Insigne ha avuto momenti difficili, però io credo che negli ultimi anni, anno dopo anno, Insigne sia cresciuto tantissimo, o meglio, sia maturato tantissimo, e questo lo sta aiutando tanto, perché comunque non vedo più, diciamo così, scene di protesta. Il ragazzino di...
o il ragazzino capriccioso che aveva dimostrato di essere negli anni passati. Quindi mi fa piacere perché comunque le bandiere in una squadra ci vogliono. Io mi ricordo Paolo Cannavaro che era, ha fatto per tanti anni il capitano, ha riportato insieme ad altri, ha riportato il Napoli a livelli importanti e lui è stato un esempio, è stato sicuramente un esempio e lui aveva una doppia lama, diciamo, perché oltre a essere napoletano e quindi preso di mira dai napoletani, era anche il fratello di un certo Fabio Cannavaro, quindi sono tutte cose che pesano, però devo dire che lui con la sua calma è riuscito ad andare avanti e a dare diciamo a far sentire a tutti il senso di appartenenza, perché poi dopo la cosa importante è quella, rendere partecipi un po' tutti di questo senso di appartenenza. Abbiamo visto anche con calciatori stranieri che si sono molto legati alla nostra terra, per esempio il caso anche di Marek Hamšík, che è stato capitano del Napoli e soprattutto protagonista ormai, questo senso di appartenenza lo sente addosso per la città di Napoli. Assolutamente sì, ma al di là di Hamšík, te ne dico uno che adesso ovviamente è l'idolo di tutti i napoletani, che è Mertens. Sì. Sicuramente è un calciatore che questo senso di appartenenza l'ha sentito sin da subito e l'ha sempre dimostrato in campo e soprattutto fuori dal campo, quindi questo gli fa solo che onore. Certo, parlando anche un attimo adesso da un punto di vista di squadra, di campionato, di competizioni, il campionato, come hai visto, è molto aperto, cioè le squadre che prima erano ai vertici continuano ancora adesso ad imporsi nella classifica. Secondo te come andrà a finire questo campionato? Il Napoli a quale posto può ambire, in che posizione? Ma guarda, prima sentivo un po' la discussione e oltre alle discussioni ho letto anche un po' i giornali con articoloni, secondo me, un po' azzardati, la Lazio fuori dalla corsa scudetto. Il campionato è ancora lungo, sì. I punti di distacco sono 3, quindi voglio dire, è una vittoria e un pareggio, sono assolutamente alla portata della Lazio. È ovvio che la Juve deve perdere punti per strada. Però, sai, siamo in una situazione particolare, mai vissuta. I calciatori vengono da un periodo di inattività, i ritmi, come vediamo nelle partite, non sono altissimi, come non è altissimo il caldo. Adesso pian piano andremo incontro ad una stagione sicuramente molto calda e quindi i calciatori dovranno far fronte anche a questo. Quindi, sai, fare pronostici adesso come adesso secondo me è veramente molto ma molto azzardato, perché non si sa quello che succederà. Anche l'Atalanta stessa, sì, è vero, è migliorata tantissimo, ha una fiducia nei propri mezzi che va anche al di là di ogni cosa e lo sta dimostrando. Però da qui a magari anche 2-3 settimane non si sa cosa può succedere. Secondo me la classifica la possiamo anche ribaltare, credo. È ancora molto aperto il campionato, infatti secondo me sì. Le squadre sono totalmente, diciamo, tutte lì, sono sull'attenti quasi tutte le squadre che sono al vertice. Invece in Champions cosa ne pensi? Ah, guarda, ripeto, è tutto aperto, io mi riferisco ovviamente alle prime 6 squadre, no? A cominciare dalla Juve, Lazio, certo. Inter, Atalanta, Roma e Napoli, secondo me è tutto aperto, proprio in virtù del discorso che ti facevo poco fa. È vero che il Napoli ha un distacco dall'Atalanta notevole, però i giocatori del Napoli si allenano in un contesto già caldo, quindi il clima di Napoli sono già abituati. Esatto.
mentre quelli del nord potrebbero avere sicuramente degli scompensi in questo caso e quindi avere più problemi delle squadre del sud, vedi appunto Lazio, la stessa Roma e il Napoli stesso. Quindi secondo me è tutto aperto, ripeto. Però, non a caso c'è stata questa introduzione di 5 cambi, che secondo te da allenatore, un parere da allenatore, possono 5 cambi rivoluzionare totalmente una squadra sia con esiti poi positivi che negativi, perché alla fine si cambia gran parte dei giocatori. Sì, beh, diciamo che vai, con 5 cambi vai a cambiare metà della squadra, perché... Riparti un po' da capo. Esatto. Però sai, anche lì ci sono da valutare tante cose. Sono delle armi in più che un allenatore ha a disposizione. Però io credo, come ti dicevo prima, con questo lockdown, questa pausa, si sia un attimino livellato tutto, no? Quindi bisogna vedere chi si è allenato meglio, chi avrà preparato meglio sotto tutti i punti di vista questa ripresa e capire, cammin facendo ovviamente, se questi 5 cambi poi alla lunga si possono, diciamo così, possono ritenersi effettivamente utili o meno. Certo, ma soprattutto questa fase di lavoro in quarantena, no? Noi siamo ritornati a giocare subito con la Coppa Italia e quindi ritornando dalla quarantena, io mi domando, cioè mi sono domandata, vincendola poi la Coppa, se mai avessimo continuato a giocare normalmente, senza questo stop, come sarebbe andata? Perché comunque Gattuso ha avuto poco modo di lavorare con la squadra. Diciamo poi effettivamente il lavoro più grande è stato fatto poi in quarantena. Io credo che sai, parlare col senno dei poi non è semplicissimo. Il Napoli comunque con l'arrivo di Gattuso ha dimostrato di aver ritrovato un certo equilibrio, un certo assetto, una certa compattezza di gruppo, di squadra, quindi io credo che anche se non ci fosse stato il lockdown, il Napoli in finale ci sarebbe arrivato comunque. Ecco, forse la partita con la Juve nei 90 minuti, ovviamente rigori a parte, nei 90 minuti forse si sarebbe vista una partita un po' più come ti posso dire, un po' più combattuta, giocata con un'intensità sicuramente diversa di quella che si è vista. Io ho visto un Napoli un tantino più pronto della Juve e quindi al di là dei rigori, secondo me il Napoli sul campo ha meritato di vincere questa Coppa Italia. Perfetto, e un'ultima curiosità, che poi è puramente una curiosità, perché penso tu abbia seguito la vicenda dell'ammutinamento con il caso Ancelotti, poi quello che ne è derivato, insomma, delle conseguenze. Io mi domandavo, sapendo come è andata poi la storia dell'esonero di Simoni e come la storia effettivamente come è andata, mi stavo chiedendo, siccome poi c'è stata, c'è costata la Coppa Italia con il Vicenza e poi la conseguente retrocessione, come mai quella squadra non si è ribellata alla società come è stato fatto invece quest'anno? Ma guarda, ci sono delle cose che vengono fatte così dalla sera al giorno, quindi non hai nemmeno il tempo di realizzare. Sì, di realizzare o di protestare, anche perché sinceramente noi stavamo andando a giocarci una finale di Coppa, quindi sai, a parte che non ce l'aspettava nessuno, perché comunque al di là della firma
per l'Inter, il mister Simoni ha fatto comunque un'annata strepitosa perché a un certo punto del campionato eravamo addirittura secondi o terzi, adesso non E a ricordo bene. Natale eravamo di Esatto. secondo. Un cammino in Coppa Italia perfetto fino alla finale, con la semifinale disputata a San Paolo con l'Inter strepitosa, stadio pieno. Cioè, dire, secondo me la gestione della situazione in una società, come ti ho detto all'inizio, che era inesistente, perché Non è sicuramente come quella attuale che tutela molto anche poi i giocatori, quelli che sono gli interessi. Ma quella attuale è molto più organizzata e si vede perché ovviamente i risultati non arrivano mai per caso, quindi Sì. non dimentichiamoci che De Laurentiis ha preso il Napoli in C e l'ha riportato in Champions. Quindi per fare questo e soprattutto per mantenersi a certi livelli devi essere una società organizzata che sa quello che vuole e quello che fa. In quegli anni, evidentemente negli ultimi anni, Ferlaino voleva lasciare, non riusciva più a stare dietro al Calcio Napoli e quindi era una società un po' allo sbando. E ripeto, la situazione di Simoni è stata gestita malissimo e purtroppo ci abbiamo rimesso noi, ci ha rimesso sicuramente il tifo napoletano perché era una coppa che potevamo sicuramente portare a Napoli perché c'eravamo sia come squadra e sia e anche Vicenza era una squadra che comunque era alla nostra portata, quindi Certo. è andata così pazienza. Esatto, L'abbiamo recuperata noi quest'anno, abbiamo cercato di recuperarla esatto. quest'anno. Guarda, voglio farti sapere che noi il lunedì diamo la possibilità ai nostri utenti attraverso un gioco di vincere un premio. Il premio in questo caso è stata la possibilità di poterti porre una domanda qui stasera in diretta con noi. E il vincitore di questa sera si chiama appunto Cristian Paolillo, che voglio invitare qui con noi. Sì, salve, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ciao Ciao. Cristian, siamo curiosi della tua domanda. Sì, prima di tutto vorrei ringraziare voi ragazzi della redazione di Mondo Napoli per avermi concesso questa possibilità. Vorrei ringraziare anche te, Max, per aver concesso il tuo tempo a rispondere a questa mia domanda. Prego, prego. Dimmi Sì, tutto. allora, la mia domanda è la seguente. Io so che tu, oltre ad aver giocato in campi di Serie A e di Serie B, hai deciso di passare poi al beach soccer. Sì. Ti volevo chiedere appunto, arrivando poi addirittura ad allenare la nazionale, ti volevo chiedere com'è stata come esperienza e come ti ha formato. Ma è stata un'esperienza sicuramente simpatica perché mi ha permesso di fare esperienza in uno sport dove ero totalmente all'oscuro. Come hai detto tu, dopo sono diventato anche allenatore della nazionale, quindi essendo il beach soccer uno sport che si avvicina molto al calcio a 5, ho dovuto studiare anche un po' quelli che sono i movimenti e le situazioni del calcio a 5 e questo mi è stato molto utile perché comunque ci sono diverse situazioni, diversi metodi di allenamento, quindi di rotazioni e quant'altro che si possono adottare anche nel calcio ed è quello che ho fatto. Quindi sicuramente è stata un'esperienza positiva, simpatica, che mi ha permesso anche di capire in maniera soft diciamo, era nelle mie corde fare l'allenatore o meno. Quindi assolutamente è stata una esperienza che ha dato un po' la svolta, anche una nota nuova nel tuo percorso.
Oh, sai, non tutti i calciatori possono fare gli allenatori, secondo me. C'è chi è portato e chi no. C'è chi parte ad allenare, che ne so, in Lega Pro, in Serie D o anche in Serie B, magari sai, si vedono quelle meteore che fanno l'esperienza e poi dopo spariscono. A me è capitata con il beach soccer, quindi l'ho presa così come è venuta, mi sono fatto l'esperienza, ho visto che comunque era una cosa che mi piaceva e che potevo portare avanti, e quindi tra la nazionale di beach, qualche squadra, qualche prima squadra e adesso da qualche anno nei settori giovanili sto portando avanti questa mia seconda passione, diciamo. Perfetto. Cristian, io ti ringrazio per la domanda. Continua a seguire. Grazie a voi. Arrivederci. Buona serata. Buonasera a tutti. Max, io ti ringrazio tantissimo nuovamente a nome della redazione. Sfortunatamente per me siamo giunti al termine e è stato veramente un piacere averti qui. Piacere mio, grazie a voi dell'invito e sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli. Grazie mille, Max. Ciao. Ciao. Ragazzi, ogni volta è un'emozione quando si tratta di calciatori che hanno poi camminato, giocato sul manto erboso del San Paolo. Però adesso fermiamoci un attimo perché è arrivato il momento della pubblicità. Serie A Miracoli in via Miracoli 52, adiacente alla metro di Piazza Cavour, nel centro storico di Napoli, e presso di Rione Sanità. Ti aspetto. Ringrazio quindi il nostro sponsor ufficiale, Pizzeria Miracoli dei Fratelli Esposito, in via Miracoli 52, che vi aspetta nel centro di Napoli, appunto per mangiare una pizza in compagnia. E siamo arrivati adesso invece all'angolo del bet. La settimana scorsa diciamo che ha portato risultati molto efficaci, sebbene non sia andata proprio benissimo. Vediamo questa sera invece il nostro esperto Alessandro Bone, che invito qui con noi, cosa da proporci. Ciao Alessandro. Alessandro, temo che abbiamo dei problemi con l'audio, con il microfono. Adesso? Ora sento. Sì, tutto bene, perfetto. Non volevamo perderci i numeri di questa sera. Esatto. Hai già anticipato tu che purtroppo ci è andata male la scorsa volta. Speriamo di rifarci con gli interessi questa volta. Come sempre... mi raccomando, seguiteci, mi ha fatto molto piacere che avete giocato, avete visto i miei consigli, li avete sfruttati. Purtroppo ci è andata male perché il Brighton ha deciso di rovinarci la festa collezionando la sua prima vittoria nel 2020. Ancora non posso crederci, al 95esimo, con 3 minuti di recupero contro l'Arsenal, poi è veramente stato uno smacco. Vabbè, quindi ci riproviamo stasera. Proviamo a vedere questa settimana come va. Sì, allora, partiamo subito, vabbè, con la Serie A. Questa volta ci sarà più Serie A che altro, proprio perché il nostro campionato è di partita a pieno e quindi mi sembrava doveroso concedergli una buona parte della nostra rubrica. Quindi innanzitutto vorrei iniziare con Juventus-Lecce. Allora, di solito queste partite preferisco non giocarle perché c'è una differenza troppo grande tra le due squadre, anche nelle quote. Alle volte si rischia solo di perdere, cioè il gioco non vale la candela, diciamo così, proprio perché essendo la quota troppo bassa si rischia poi di andare a perdere una scommessa proprio per pochi spiccioli. In questo caso io sono molto titubante sempre su giocare la Serie A perché il risultato è sempre molto difficile, devo dire la verità, è un tormento la Serie A. Assolutamente sì, sono d'accordissimo con te, però essendo anche il campionato a noi più vicino, è quello anche più studiabile, più diciamo più seguibile, diciamo così. Quindi Juventus-Lecce, c'è questa quota particolare, la Juventus deve vincere entrambi i tempi. È una quota un po' difficile, inutile dire che è tutto a favore della Juventus. La cosa strana, cioè più complicata della scommessa, a parte questa quota si trova a 2, quindi
giocare la Juventus con il Lecce a 2 comunque mi sembra abbastanza buono come risultato. L'unica cosa importante da dire è che la Juventus deve vincere entrambi i tempi, quindi cosa significa? Che al primo tempo, se la Juventus sta vincendo 2-0, per bookmakers alla fine del primo tempo il risultato si azzera, quindi si riparte dallo 0-0. Quindi se la Juventus dovesse vincere 5-1, per modo di dire, e fa tutti e 5 gol nella prima frazione di gioco, nella seconda quel gol del Lecce ci compromette tutta la nostra scommessa, perché per il secondo tempo per i bookmakers è come se avesse vinto il Lecce. Quindi la Juventus non solo deve vincere il primo tempo, ma deve vincere anche il secondo. Quindi al primo tempo si azzerano i risultati, si riparte dallo 0-0. Quindi diciamo che questa è una quota abbastanza difficile per una partita normale. Ovviamente confidiamo nella Juventus, che di solito con il Lecce non... Speriamo. Anche se la in Juventus... questo caso potrebbe farci un favore ogni tanto. Esatto, esatto. Ne ha già troppi. Di loro ne hanno già troppi, vediamo se ce lo fanno anche a noi. Esattamente. Speriamo. E quindi questa era la prima quota che mi sento di consigliare. Successivamente passiamo a Brescia-Genova. È una partita molto difficile, perché sono due squadre che sono ormai nelle zone bassissime della classifica, e proprio per questo io mi aspetto una sfida senza esclusione di colpi, proprio perché le due squadre non hanno nulla da perdere, devono fare di tutto per guadagnare i punti necessari per arrivare alla fatidica somma di 40 ed aggiungere poi per rimanere in Serie A. Quindi io mi aspetto una grande partita e mi aspetto appunto che la partita esca gol, cioè che devono segnare entrambe le squadre, proprio come è successo sia con il Genova, che addirittura ha perso 3-1 con il Parma. Non vedo proprio perché non possa proprio vendicarsi con il Brescia, quindi io penso che sia una partita veramente dove i gol la faranno da padrone, almeno spero molto sia così aperta. Esatto. E quindi il gol in questo caso viene quotata 1,55, una quota non altissima, però è quello che dovrebbe servire in questi casi. Infatti, sì. Successivamente passiamo a Cagliari-Torino, sempre partita di Serie A, il Cagliari che è tornato alla vittoria, il Torino che anche lui ha vinto contro l'Udinese in una partita piuttosto strana, dato che l'Udinese ha tenuto il pallino del gioco per molto tempo, anzi ha anche gettato al vento svariate occasioni, e quindi diciamo che il Torino la vedo leggermente sfavorita per questa sfida. Quindi andrà a giocare l'1x del Cagliari più il famoso multigol 2-5 che ha fatto, diciamo, avrebbe fatto le nostre fortune la settimana scorsa. Quindi ricordiamo che il multigol 2-5 significa che la partita deve finire con una somma di gol che va da 2-5, per cui 1-1, 2-1, 3-1 e così via. Fino a un massimo di... Io direi anche un risultato fisso, proprio secco su questa partita. Un risultato fisso è un bel 2-1, secondo me ci potrebbe stare, ma ci accontentiamo pure, ma adesso ci vuole pure di un 1-1. Iniziamo a vedere se questa ci va bene, poi i risultati fissi ci penseremo. Esatto, i risultati fissi andranno un po' presto. In questo caso la quota è sempre a 2, e quindi con una doppia chance io direi che comunque è una buona quota anche in questo caso, e si abbina appunto con la quota 2 della Juventus, e quindi già si potrebbe pensare a un bel bottino da qui. Così mi fai ben sperare adesso, ma anche la settimana scorsa abbiamo ben sperato tutti insieme, purtroppo siamo stati all'ultimo, diciamo, smentito. Dobbiamo sperare un po' in più questa volta. Esatto, quindi anche voi mi raccomando, fate le vostre giocate, mandateci le foto delle vostre giocate, se volete ovviamente cambiate qualcosa, noi saremo ben lieti appunto di capire dove magari qualcuno indovina meglio di te, sa fare qualcosa. La faccia mia, siamo solo contenti di questi tempi. Aspettiamo, sarebbe una manna dal cielo. Poi c'è Lazio-Fiorentina. Una partita che forse gli anni scorsi sarebbe stata una partita di cartello, forse quest'anno la differenza tra le due squadre, anche in questo caso, è abbastanza netta, dai nomi non si direbbe,
ma guardando la classifica diciamo che la Fiorentina non ha davvero più nulla da chiedere al campionato. Una partita quindi che io penso sia in netto favore da parte della Lazio, che avendo perso con l'Atalanta diciamo non può sbagliare una due partite consecutive, soprattutto se vuole incorrere più voglia di riscatto, esatto, soprattutto se vuole ancora rincorrere del sogno scudetto, che sarebbe veramente qualcosa di straordinario per i ragazzi di Inzaghi. E per questo, anziché mettere la doppia chance in questo caso, propongo l'uno fisso, perché sono convinto che la Lazio faccia la sua partita, compreso del famoso multigol 2-5, proprio perché mi affido alla all'attacco straordinario della Lazio con Immobile, Luis Alberto, Correa, Milinkovic, e quindi io mi aspetto che almeno due gol li riesca a rifilare a una difesa della Fiorentina che mi appassa tutt'altro che solida anche nell'ultima uscita. E quindi in questo caso la quota è a 1,93, quindi comunque ci manteniamo su quegli standard, diciamo così. I nostri soliti standard, ci vanno bene questi. Esattamente. Noi vogliamo per ultimo, basso. Sì, vogliamo basso, a un certo punto speriamo di non poi di volare alto. Spiccare il volo, però esatto. Ogni tanto si può spiccare il volo. Esatto. E poi ultima, ma non meno importante, l'ultima squadra che qui andiamo all'estero, andiamo in Spagna con Celta Vigo Barcellona. Qua c'è poco da dire, io in verità sono rimasto molto sorpreso dalla quota del Barcellona che addirittura è a 1,64, e essendoci un divario tecnico e non solo ma anche in classifica tra le due squadre, non la vedo proprio diciamo una quota diciamo appropriata per la partita, infatti penso che scenderà anche nei prossimi giorni, quindi questa quanto prima la riuscite a giocare secondo me tanto più ne... Esatto, ne date vantaggio. Proprio perché, come sapete, il Barcellona ha un testa a testa davvero mozzafiato con il Real Madrid quest'anno, per chi riesce a conquistare la Liga, e quindi questo è un risultato fisso, non c'è niente da dire. Giochiamo la vittoria del Barcellona e speriamo che possa rincorrere la sua, diciamo, la lotta, per, cioè non possa perdere il altri titolo. Colpi per la lotta al titolo, esatto, che veramente con i rivali del Real Madrid si sa sempre un sapore particolare. No, io onestamente sono un po' di parte, quindi Blaugrana speriamo mi fa piacere, infatti, quindi scrivi perché questa volta spero che sia la volta buona. Vedo anche... bene, allora, noi aspettiamo ovviamente le giocate di tutti, le aspettiamo, aspettiamo le loro foto, i loro assolutamente, anche per chi si è collegato solo adesso, ricordiamo che le nostre proposte le potete ritrovare nei nostri canali social già da domani, aspettiamo le vostre giocate e i vostri consigli anche, perché no, in modo da prendere spunto anche per la prossima settimana, sperando che ci è andata meglio della scorsa. Aspettiamo quindi questa vittoria questa settimana. Esattamente, non solo del Napoli ma anche delle squadre già citate. Speriamo bene, grazie mille Alessandro. Grazie a te Gabriella, è sempre un piacere. Vi auguro grazie una buona bene. Serata a tutti. Ciao ciao. Buona ragazzi. Serata a te, ciao. Ragazzi, siamo giunti al termine di questa, di questo nostro appuntamento. Ringrazio se, come al solito voi per essere stati qui con noi stasera, la disponibilità di Massimiliano Esposito, e ovviamente vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali social, su Facebook e su Instagram al nome di Mondo Napoli Page, il nostro sito ufficiale www.mondonapoli.it, la nostra chat Telegram dove appunto potrete comunicare e mandare appunto le vostre giocate, Mondo Napoli Chat. E ovviamente di seguirci qui su Twitch cliccando sul cuoricino in alto a destra. Ovviamente non mancate, non perdetevi il prepartita appunto di Napoli Spal domenica alle 18:30 con Mondo Napoli Live su Facebook e su Twitch. Vi ringrazio ancora nuovamente e vi aspettiamo, e forza Napoli sempre, un bacio.